Benvenuti in questa recensione. Oggi vi parlerò del bagno e shampoo delicato ai fiori di lino di Maternatura, della linea Bimbi o Baby in questo caso. Mi piace parlare sempre in italiano. Sapete che Maternatura è una delle aziende leader del settore della biocosmesi in Italia e ci offre, diciamo, la possibilità di tante linee, perché questa è proprio una linea specifica per i bambini. Allora, io vi parlerò di tanti prodotti di Maternatura nel tempo, però ho voluto cominciare da questi qua perché non lo so, mi fanno più simpatia. Allora, i prodotti sono certificati CEA, come vedete qui, la confezione è da 500 ml e il PAO è di 9 mesi. Maternatura ci dice che... cosa ci dice di questo shampoo? Vabbè, ci dà solo le istruzioni d'uso, però non c'è, diciamo, non c'è la descrizione effettiva. Allora, questo qua nel boccione è dato con il dosatore e ha il profumo. Io non vi so descrivere esattamente questo profumo, ma sa molto di bambino, cioè proprio il classico profumo di bambino, molto delicato, dolce però al punto giusto, è fiorito, dolce, però molto 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 delicato, non è quei profumi pesantissimi e fastidiosi, anche perché, diciamo, dovendolo usare sui bambini non è l'ideale mettere 150.000 profumazioni, ecco, quindi bravi, ottima scelta. L'inci del prodotto è questo qua, se lo vedete, mi auguro di sì. E che dire, allora, è un prodotto veramente molto concentrato, l'ho utilizzato io, l'ho utilizzato su mio fratello che attualmente ha 8 anni, ma l'anno scorso ne aveva 7 e il prossimo ne avrà 9. È veramente concentrato, stavo dicendo, per cui da 500 ml voi ne potete fare secondo me anche 1,5 litri, perché io di una confezione del genere ne ricavo 3. Viene ugualmente molto saponoso, chiaramente se lo utilizzate puro per com'è nella confezione sicuramente è più concentrato e vi dà un maggiore potere schiumogeno, però secondo me va bene anche diluito, e poi essendo comunque un sapone ne utilizziamo veramente tanto, quindi è sempre meglio diluirlo sia per ridurre i consumi che i costi. La durata di questo prodotto dipende chiaramente da come lo utilizzate, nel senso che se lo utilizzate puro, io questa mi pare che è la seconda confezione che ho preso, e quella di prima l'ho utilizzata tutta diluita, e se non sbaglio ho fatto 2 o 3 barattoli di questi, mi sono durati forse 3 mesetti, cioè, ma di uso quasi continuo. Quando l'ho utilizzato chiaramente così puro mi è durato 1 mesetto e mezzo, però dico, chiaramente dipende dall'uso che ne fate, non so come devo stare seduto, dipende dall'uso che ne fate. È veramente molto delicato, io l'ho utilizzato su mio fratello, ma l'ho utilizzato molto molto felicemente anche sulla mia pelle, perché la mia pelle è veramente delicata e super reattiva, per cui un prodotto del genere sicuramente è preferibile a un prodotto un po' meno studiato, diciamo, per i bambini. Per cui ho lavato anche i capelli con questo, certo non è uno shampoo vero e proprio, nel senso che è adatto solamente ai capelli, però lava bene, è delicato, quindi per i bambini dico, se va bene, va benissimo. Già per i capelli, se avete qualche problema specifico, usate lo shampoo specifico, ecco, questo è diverso. Niente, spero di aver detto tutto, fatemi sapere se voi lo conoscete. Ah, si chiama Genesi SRL Maternatura, non lo sapevo, c'è scritto in confezione. Guardate che bella questa scritta super patriottica, Made in Italy. Io lo scriverei così io, per tutta la confezione. Comunque, io vi ringrazio e ci rivedremo presto. Ciao!